L'operatore informatico, elettronico-informatico, inizia con un primo anno dove apprende le basi dell'impiantistica civile. Nel secondo anno invece conosce l'informatica attraverso l'hardware delle macchine, quindi computer, personal computer, tablet, smartphone. Unitamente a questo c'è la parte di elettronica applicata, quindi costruzione di circuiti elettronici. Il terzo anno reti informatiche tradizionali, wifi, connessioni e ovviamente anche elettronica spinta a livello digitale. Ciao, sono Nicolas, frequento il quarto anno informatico al Centro Formazione Professionale Lepidolocco. Attualmente stiamo svolgendo delle attività di smontaggio e assemblaggio dei computer, le quali comprendono una parte hardware e una parte software. La parte hardware è andare ad agire direttamente sulla macchina, in quanto andiamo a controllare tutti i funzionamenti dei componenti all'interno del computer e successivamente nella parte software andiamo a controllare il funzionamento del sistema operativo dei programmi relativi a quella macchina. Ciao, mi chiamo Presi Nicolò, frequento il quarto anno nell'Istituto Professionale Lepidolocco Matteo Livenza nel settore informatico. Durante il quarto anno, anzi, terzo anno, abbiamo realizzato questo drone che praticamente ci è stato fornito da un sito. L'abbiamo acquistato e sono arrivati, diciamo, a pezzi sfusi. Poi noi, con l'aiuto del prof, l'abbiamo montato. Siamo partiti da costruire la scocca centrale, poi abbiamo fatto le braccia qui e poi abbiamo montato le eliche e con i motori. E il suo funzionamento è molto semplice, abbiamo un telecomando che praticamente lo controlla attraverso questa antenna e abbiamo dei sensori di stabilizzazione e di altezza e di latitudine. L'elettronica è come l'aria, ce ne accorgiamo solamente quando manca. L'elettronica per certi aspetti supplisce alle nostre pigrizie. Per altri aspetti, un ottimo strumento che ci consente di vivere alla velocità di oggi, alla Lepidolocco. L'elettronica viene scoperta al secondo anno. Quindi, il ragazzino che dopo il primo anno ha iniziato con il laboratorio elettrico, ha iniziato a entrare nel vivo degli impianti elettrici, in qualche cosa che prima sapeva solo utilizzare, adesso sa gestire al meglio, adesso lo sa costruire. Ha, diciamo, una discreta padronanza nella tecnologia. Con l'elettronica si fa la stessa cosa. Dal fatto di conoscerla come utente, come utilizzatore, si va dall'altra parte. Si inizia a vedere com'è possibile questo mondo. Abbiamo perciò individuato da un primo punto d'approccio, da un primo punto di partenza, il laboratorio elettrico, un ventaglio di possibilità. L'obiettivo finale è il lavoro. Il lavoro è una ragione di vita. Il lavoro è il riconoscimento di un'identità. È un riconoscersi ed essere riconosciuti. E a questo cerchiamo di portare i nostri ragazzi.